Benvenuti in questa nuova puntata del Bugiardino, il format del giovedì in diretta su Twitch alle 18 che ci consente di raccontare delle storie. Storie che riguardano la politica, storie che riguardano la giustizia magari, o storie, come questa sera, che riguardano il terrorismo. L'evento di cui parleremo questa sera è noto a tutti, ma siamo davvero sicuri che veramente gli italiani lo conoscano? Ci stiamo riferendo naturalmente alla strage di Bologna, l'attentato avvenuto in centro Bologna, nel cuore della rossa Bologna, alle 10:25 del 2 agosto del 1980. Una data storica passata alla storia in Italia, conosciuta da tutti gli italiani e che ogni anno rende questa strage oggetto di trasmissioni televisive, puntate sui canali YouTube, forse dirette su Twitch come in questo caso, ricordi e commemorazioni. Ma quando gli italiani il 2 agosto di ogni anno si fermano e si accorgono che ancora un altro anno è passato e ancora un'altra volta è suonata la campana delle ricorrenze, sanno davvero che cosa è accaduto il 2 agosto del 1980? Beh, se vi recate a Bologna, se entrate nella stazione dei treni di Bologna La Rossa, troverete una grande lapide che riporta i nomi di tutte le 85 vittime di quella strage terroristica. E accanto ai loro nomi una frase vi ricorderà che quella è stata una strage fascista, una strage nera, una strage portata a termine da cittadini italiani neofascisti che volevano combattere attraverso l'uso delle armi e del terrorismo per forse restaurare un passato che per qualcuno non è per davvero passato. O forse, qualcun altro aggiunge, per promuovere una sorta di strategia della tensione, così è passata alla storia. Un metodo cioè di scontro violento che potesse indurre la popolazione, e quindi tutti gli italiani, ad accettare un regime autoritario in nome della sicurezza. Questa è la strategia della tensione e questo è il suo scopo. Ma è davvero questa tutta la verità? È davvero questo quello che è successo a Bologna quel giorno, il 2 agosto del 1980? Eppure la risposta difficilmente può apparire così semplicistica ed essere contemporaneamente anche vera. Difficilmente si può accettare una risposta così semplice. Bene, questa sera noi proveremo ad indagare nei misteri della strage di Bologna. Cercheremo di capire che cosa c'è dietro alla strage di Bologna. Cercheremo di comprendere il contesto internazionale. Cercheremo di capire che cosa è avvenuto in quel 1980, un periodo a cavallo tra due epoche, un periodo pieno di fatti e di avvenimenti di sangue. Questa è la storia della stazione di Bologna e della strage che è avvenuta nel 1980. Come al solito, prima di iniziare, vi devo ricordare che questa non è una indagine giudiziaria e no, non è neanche una inchiesta giornalistica. Questa è una chiacchiera molto semplice che ci facciamo in diretta tra me e chi mi sta ascoltando in questo momento, chi è collegato sul mio canale Twitch, che vi invito a seguire se state recuperando la puntata su YouTube, una chiacchierata in cui cerchiamo di capire che cosa è avvenuto. Quindi, se qualcuno fosse direttamente collegato ai fatti, se qualcuno avesse a conoscenza, diciamo, di fatti che magari non menzionerò o che tratterò in maniera secondo lui sbagliata, bene, mi scriva. Lo può fare contattandomi al mio indirizzo email che trova nel link qui in sovraimpressione, www.nonhocapito.it. Tra i vari bottoni c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, quindi per qualsiasi aggiunta, correzione o altro scrivetemi direttamente. E non prendetevela se qualcosa non la racconto esattamente come vorreste voi.
A questo punto ci dovrebbe essere una sigla introduttiva con una bella musichetta, qualcosa di assolutamente drammatico, magari con della musica incalzante, i suoni delle sirene, delle ambulanze, il rombo dei motori, dei taxi e degli autobus che sono accorsi alla stazione di Bologna sul piazzale quel 2 agosto del 1980, quella mattina di quel giorno d'estate, sabato. Ecco, ci sarebbe una sigla di questo tipo in questo momento se questa trasmissione non dovesse finire poi su YouTube, giacché YouTube ha deciso però che pezzi di telegiornali, che documenti storici non appartengono a tutti gli italiani, ma sono di proprietà esclusiva dei primi piccoli canali e canaletti YouTube che li hanno pubblicati. E quindi, se qualcuno si permette di ricaricarli, viene tacciato e reso colpevole di violazione di copyright, allora questa sigla non ci sarà e nel tempo che avreste speso per guardarla vi siete beccati la mia ennesima invettiva nei confronti di questa piattaforma malata dentro al suo cuore. Quindi boom! Fate finta che il dramma sia salito alle stelle ed eccoci qui. 2 agosto 1980. Non sono neanche le 10:30, sono le 10:25 ed è un sabato, il primo sabato di agosto, quello che tutti gli italiani o la gran parte di loro utilizza per iniziare a spostarsi nelle località di villeggiatura. È il 1980. Le persone si spostano prevalentemente in treno, in automobile, attraversano l'Italia, il turismo interno è ancora uno degli sbocchi principali per chi vuole andare a scappare dalla calura estiva, magari proprio andando via da quella maledetta pianura padana che d'estate diventa rovente e oppressiva. E ovviamente la stazione di Bologna, la stazione delle Ferrovie dello Stato di Bologna, è uno degli snodi centrali delle arterie del traffico ferroviario italiano. Si colloca nel centro-nord italiano, sulla costa, quasi vicino alla costa adriatica che dà sul mare, e di lì passano numerosi treni. È un collegamento centrale, uno snodo assolutamente importante per tutto il traffico ferroviario. Quindi potete immaginarvi, ricalarvi nei panni di quel sabato estivo quando le persone staccavano finalmente da un anno di lavoro per andarsi a godere qualche settimana o qualche giorno magari di vacanza, magari al mare, magari nella vicina Romagna. Magari c'erano persone che arrivavano pronte per ripartire da Bologna e andare in un luogo di villeggiatura, e persone che da lì invece partivano, che da Bologna scappavano, che se ne andavano per andare a sud oppure a nord. È un sabato, quella mattina del 1980. Un sabato in una stazione dei treni gremita di persone. In questa stazione, nell'ala di destra, guardando la stazione da fuori, c'è un ristorante e c'è una sala d'attesa, la sala d'attesa della seconda classe, che da una parte sul piazzale, antistante la stazione, e dal versante opposto dà sul primo binario dei treni, quindi è direttamente affacciata sui binari dei treni. In questa stanza, una piccola stanzetta non troppo grossa, che è la sala d'attesa della seconda classe, c'è un tavolino. Un tavolino che è collocato proprio a ridosso di un muro portante, in un angolo di questa stanza, e su questo tavolino ci sono appoggiati ovviamente dei bagagli. Attorno a questo tavolino la gente è seduta, qualcuno è in piedi. Ci sono dei bambini, ci sono numerose persone all'interno della sala d'attesa della seconda classe, tutte indaffarate a parlare tra di loro o ad aspettare che sia il loro momento per partire, per prendere un treno. A un certo punto, quando l'orologio fa scoccare le ore 10:25 di quella mattina, il 2 agosto del 1980, la stazione di Bologna viene investita da una esplosione devastante. L'esplosione scaturisce proprio da quel tavolino, da una valigia, da un bagaglio appoggiata su quel tavolino. Quando poi
nelle ore successive, nei giorni successivi, i soccorsi riusciranno a sgomberare quella zona dai detriti, si accorgeranno che sotto quell'angolo di muro, sotto quel muro portante, c'è un cratere gigantesco, un cratere che ha spaccato il pavimento e che ha evidentemente testimoniato la presenza dell'ordigno, della bomba. La bomba posta in quel punto sembra essere messa esattamente dove deve stare per amplificare i danni che potenzialmente può realizzare all'interno della stazione di Bologna. Infatti è vicino al muro portante, infatti è in un angolo e quindi proietterà la pressione e i detriti verso le persone che si trovano al centro della stanza. La parete crolla, l'esplosione investe addirittura il treno che si trova in attesa sul primo binario, fuori la sala di attesa della seconda classe da una parte, e dall'altra invece sventrerà completamente la stazione, facendo crollare il tetto, i muri e investendo di detriti, di tegole e di altri calcinacci che volano per tutto il piazzale prospiciente l'ingresso della stazione. È un momento assolutamente devastante. L'esplosione è talmente forte che la sentono praticamente in tutta la città. Il tempo è come se si fermasse in quell'istante. Sono note a tutti le immagini dei telegiornali, i suoni, le interviste raccolte nei primi momenti dopo l'esplosione, perché probabilmente le avete viste tutti quanti fino alla nausea, e io non potendole farvele vedere, però posso insomma essere certo del fatto che già le conoscete. Si sentono le sirene delle ambulanze, ma le ambulanze non bastano a Bologna per riuscire a soccorrere i feriti. Le ambulanze non bastano e devono accorrere gli autobus, che verranno riempiti di cadaveri e poi fatti portare ai vari obitori, e i taxi gialli arrivano a Bologna per caricare i feriti e portarli in ospedale, perché le ambulanze non sono sufficienti. Bologna, Emilia-Romagna, Italia, 1980, nessuno si aspetta uno scenario di guerra. Quindi non c'è un ospedale da campo pronto a ricevere i feriti da lì a pochi chilometri, non c'è una struttura, un'organizzazione che possa far fronte ad un ecatombe di queste dimensioni. I cittadini bolognesi si devono arrangiare con quello che hanno. I taxi e gli autobus vanno avanti e indietro dall'ospedale alla stazione, dalla stazione all'obitorio, dall'obitorio all'ospedale. Sono questi tre i punti centrali di quella città. E dopo pochi minuti la notizia si diffonde in tutta Italia, i telegiornali con le loro edizioni speciali interrompono l'ascolto di quei pochi canali televisivi presenti sulle televisioni di allora, le radio si fermano e tutti comunicano la notizia della stazione di Bologna. Tutta Italia va in allarme. Chiunque conosca qualcuno che sta viaggiando, anche se non sa direttamente se doveva o meno passare da Bologna, giustamente si preoccupa per quello che è successo. Siamo in un periodo in cui non ci sono i telefoni cellulari, non si può scrivere a qualcuno su WhatsApp, bisogna semplicemente aspettare, aspettare di ricevere una telefonata, aspettare di capire, aspettare magari un contatto da un medico o da un ufficiale della Polizia di Stato o dei Carabinieri che ti comunica che il tuo parente lo puoi andare a trovare o il tuo amico direttamente all'obitorio. I taxi si rendono assolutamente gratuiti e disponibili sia quel giorno che nei giorni successivi per scarrozzare gratuitamente in giro per la città i parenti delle vittime, i parenti dei feriti, i parenti delle persone a vario titolo coinvolte nell'esplosione. Alla fine si conteranno 85 morti e 200 feriti, e tra questi 200 feriti, fate attenzione, ci sono un nutrito numero di persone che portano danni permanenti, che portano amputazioni e mutilazioni di arti, che quindi ancora ad oggi, quelli che sono vivi in questo 2021, portano i segni fisici evidenti di quella strage, di quell'atto terroristico, intanto lo chiameremo così, avvenuto quel giorno dell'agosto del 1980.
Subito la notizia si diffonde, ma insieme alla preoccupazione si inizia a chiedersi che cosa possa essere successo. Viene prelevato direttamente da un elicottero e da un volo di Stato il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, allora, che accorre alla stazione di Bologna e che riferisce immediatamente ai giornalisti che lo inseguono sul piazzale della stazione, che è appena stato all'ospedale a visitare, a vedere, a trovare due bambini, diversi bambini, anzi, tra i quali due, un bambino e una bambina, stanno morendo ormai e quindi per loro non c'è più niente da fare. Pertini arriva alla stazione, prelevato direttamente dalle sue vacanze, e i media, i giornali iniziano a domandarsi e a chiedersi che cosa possa essere avvenuto. Nelle prime ore, nell'immediatezza dei fatti, la spiegazione che inizia a circolare sui giornali, in televisione e alla radio è che alla stazione di Bologna sia scoppiata una caldaia. Una caldaia. Deve essere esplosa una caldaia. Sicuramente nel locale caldaie è successo qualcosa, e una caldaia che evidentemente forse conteneva una bomba atomica, non lo sappiamo come le costruiscono le caldaie in Emilia-Romagna, deve aver devastato un'intera stazione. Ora, per carità, può succedere, le caldaie possono esplodere, ma la quantità di danni vista in quel frangente era difficilmente spiegabile razionalmente con l'esplosione di una caldaia. La bomba ha squarciato completamente la stazione, l'ha devastata, ha spedito calcinacci e detriti a centinaia e centinaia di metri, lasciando un cratere molto profondo, un cratere che peraltro, se vi troverete a passare da Bologna, vedrete ancora, perché il punto in cui la bomba è esplosa è stato ristrutturato e restaurato mantenendo nel pavimento l'indicazione del cratere, che sostanzialmente è stato riempito dal cemento e quindi è perfettamente visibile, così come è visibile lo squarcio nel muro che dà verso i binari della stazione. La teoria della caldaia difettosa e della caldaia esplosiva in realtà non dura molto. Inizia subito a circolare la spiegazione che sembra più plausibile, e cioè: a Bologna è avvenuto un attentato terroristico. Non è una caldaia che è esplosa, ma è stata una bomba. E chi ce l'ha messa quella bomba? Beh, siamo nel 1980, in pieno epoca, in pieno periodo del terrorismo. Terrorismo interno e terrorismo che arrivava da fuori, terrorismo internazionale. In quel frangente i gruppi terroristici erano già sviluppati e noti, si conosceva come agivano questi gruppi terroristici, e se conoscete il periodo sapete che c'erano i terroristi rossi e c'erano anche i terroristi neri, con una sottile differenza che generalmente i terroristi rossi, Brigate Rosse in primis e a discendere tutti gli altri gruppi collaterali e a volte anche in contrapposizione con loro, avevano la caratteristica che generalmente colpivano a colpo sicuro un obiettivo predeterminato. I terroristi rossi in Italia non sono stati mai fino adesso imputati e considerati colpevoli di reati di strage indiscriminata. Le Brigate Rosse non hanno messo bombe nelle piazze, quello lo hanno fatto gli altri, lo hanno fatto i neri, i terroristi neri. Pensate per esempio all'episodio del treno Italicus, pensate alla bomba a Piazza della Loggia, pensate alla stessa bomba di Piazza Fontana. Insomma, in questi episodi il terrorismo nero si è sempre distinto per essere di stampo stragista, per realizzare stragi, per fare ciò che poi passerà alla storia come strategia della tensione, per collaborare cioè all'instaurazione di un clima di terrore, e da qui appunto possiamo parlare di terrorismo, che possa permettere poi allo Stato di reprimere con la forza le libertà e quindi di giustificare di fronte all'opinione pubblica l'intervento di un'autorità assolutamente potente, autoritaria e che possa agire indiscriminatamente. Non vi chiedo se con l'esperienza degli ultimi anni a qualcuno possa venire in mente che forse non c'è bisogno
di mettere le bombe per fare accettare agli italiani qualsiasi privazione e restrizione della libertà. Diventerei polemico su temi che non c'entrano con questa serata, però lasciamola decantare lì, magari un giorno magari, ci torneremo. Il terrorismo nero però sembra essere la pista. Fin dall'inizio, fin da poco dopo la strage, per le sue modalità, quello che è accaduto a Bologna ricorda effettivamente e fa presupporre che possa esserci la mano ancora sporca di sangue di qualche organizzazione del terrorismo nero. Le indagini vanno in quella direzione. Le indagini vanno pesantemente e quasi solo ed esclusivamente in quella direzione. A un certo punto, addirittura, salta fuori un qualcosa di vagamente inquietante. Il SISMI, i servizi segreti militari di allora, il SISMI allora era diretto dal generale Santovito, un personaggio che vedrete, incontreremo più volte nelle nostre puntate del Bugiardino. Il SISMI riesce ad ottenere, a mettere le mani e a far mettere le mani soprattutto agli inquirenti su un qualcosa di assolutamente terrificante, una cosa che passa con il nome di terrore sui treni. Che cos'è l'operazione terrore sui treni? È un'operazione terroristica che coinvolge i gruppi di estrema destra, tra cui soprattutto i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, i quali hanno intenzione di far saltare per aria treni in Italia, treni e stazioni. Vogliono mettere l'Italia a ferro e fuoco con questa operazione terrore sui treni, sempre nel quadro che vi ho appena descritto, sempre in quel quadro della strategia della tensione. Vengono ritrovate bombe, viene ritrovato esplosivo, peraltro esplosivo dello stesso tipo che è stato utilizzato alla stazione di Bologna, e cioè un misto di esplosivo civile e di esplosivo militare, un esplosivo che viene utilizzato, diciamo, da questi gruppi terroristici. Sarebbe nitroglicerina e Compound B, che a sua volta contiene il T4, ok? Anzi, Compound B, scusatemi, è il nome di questo composto, quindi è nitroglicerina più T4, è un dettaglio importante. Evidentemente, se l'esplosivo trovato sui treni, in questa retata scaturita dalle informazioni sull'operazione terrore sui treni che arrivano grazie al nostro servizio di intelligence, se quello esplosivo è lo stesso, beh, è un grande indizio sul fatto che forse anche la strage alla stazione di Bologna possa rientrare in quel quadro, nel quadro di quella operazione terrore sui treni. Il problema è che l'esplosivo si trova e viene imputato effettivamente ai NAR, ma in seguito poi si scoprirà che tutto questo era un depistaggio. Il SISMI ammetterà di aver organizzato e creato a tavolino l'operazione terrore sui treni. Non è mai esistita, non è mai avvenuta, nessuno se l'è mai sognata, se non i servizi segreti che volevano depistare le indagini. E depistarle da cosa? Perché le indagini erano già direzionate nel cercare di colpire il terrorismo nero, le indagini erano già inclini a pensare che quella strage fosse ad opera dei terroristi fascisti di matrice neofascista. Perché si dovrebbe parlare di depistaggio se chi si suppone stia depistando in realtà avalla la stessa tesi e la stessa direzione già intrapresa dalla giustizia? È una domanda che dobbiamo farci, adesso la lasceremo un attimo qui da parte, ma è importante iniziare a chiederselo. In questa vicenda, se avete ascoltato le trasmissioni, anche le più famose televisive, Blu Notte, La Storia Siamo Noi e qualsiasi altra cosa troviate online, scoprirete che si parla lungamente e diffusamente di depistaggi. Ma un depistaggio, per definizione, deve depistare, quindi portare su una pista alternativa rispetto a quella battuta dalla giustizia in quel momento. Nessuno si sognerebbe di parlare di depistaggio
se un giudice là fuori stesse indagando su di me e qualcuno mettesse in giro delle prove fasulle che puntano ancora a me. Più che depistaggio, forse in quel caso bisognerebbe parlare di costruzione di prove false, costruzione di elementi falsi, di accusa ad una persona che è già sotto accusa. E questa domanda tenetevela da parte, ma non dico per questa puntata, dico tenetevela da parte in generale, perché vedrete quello che stiamo riaprendo in questa puntata del Bugiardino è molto semplicemente un filone che abbiamo già iniziato a toccare. Con la strage di Ustica, video che vi consiglio di recuperare, la trovate sempre qui sul canale YouTube, se siete su YouTube, oppure su www.nonhocapito.it, ci sono tutti i riferimenti. E peraltro è un avvenimento, quello di Ustica, che avviene poco più di un mese prima, perché era il 27 giugno del 1980, quando il 19 dell'Itavia scompare dai radar e verrà poi ritrovato a pezzi, quello che viene ritrovato a galleggiare nei dintorni dell'isola di Ustica. E un mese e qualche giorno dopo, il 2 agosto dello stesso anno, salta in aria la stazione di Bologna. Ma le indagini vanno avanti. Le indagini vanno avanti e, nonostante il depistaggio presunto tale del SISMI, del servizio segreto militare di Santo Vito, alla fine riescono ad avere una svolta. Ora, vorrei che sappiate fin da subito che quel processo, il processo per i fatti della stazione di Bologna, è un processo che, come tutti, affronta 3 gradi di giudizio, ma in realtà lo fa in 15 diversi processi per 21 anni di udienze. 21 anni, 15 processi per 3 gradi di giudizio. Questo è l'impatto, la dimensione del procedimento giudiziario sulla strage di Bologna. E va avanti il processo, vanno avanti le indagini, si cerca di capire chi è che ha portato quella bomba a far esplodere la stazione di Bologna quel giorno, fino a che non c'è una svolta. La svolta avviene quando i carabinieri arrestano un delinquente comune del quale normalmente potremmo non interessarci. Lui si chiama Massimo Sparti, lo arrestano l'anno successivo, il 9 aprile del 1981. È un ladro, è un rapinatore, lo hanno arrestato per una rapina. Certo, lui è un delinquente comune, sta a Roma, o meglio nei dintorni di Roma, ma ha molte amicizie con la destra eversiva. Non è un terrorista di destra, ma è in contatto con diverse persone che potrebbero avere informazioni di prima mano sulla strage di Bologna, visto che, come abbiamo detto, a loro viene imputato. E Massimo Sparti, dopo che viene arrestato per tutt'altra faccenda, inizia effettivamente a parlare. Parla e racconta. Racconta che 2 giorni dopo la strage della stazione di Bologna, il 4 agosto del 1980, lo raggiunge un uomo che si chiama Fioravanti, Giusva Fioravanti, noto ormai a tutti quanti, Valerio Fioravanti se preferite, che insieme ad un'altra donna che si chiama Francesca Mambro lo raggiungono e, come prima cosa, lui riferisce ai giudici che Fioravanti gli dice: hai visto che botto a Bologna? Senza aggiungere altro. Ma è una frase evocativa, come dire: hai visto che cosa abbiamo combinato? Hai visto che botto che abbiamo fatto a Bologna? E subito dopo Sparti riferisce che Fioravanti gli chiede, minacciandolo, dei documenti falsi per la sua compagna e collega che era lì con lui, e cioè per Francesca Mambro. Documenti falsi che sarebbero dovuti arrivare assolutamente entro il giorno dopo, altrimenti le minacce sarebbero diventate realtà, e le chiede a Sparti, proprio perché già lo conosce e soprattutto perché lui è uno in grado di procurarsi e realizzare documenti fasulli.
Perché servono questi documenti falsi per Francesca Mambro a Fioravanti? Beh, evidentemente se Massimo Sparti nella sua testa mette insieme i puntini, hai sentito che botto a Bologna, evidentemente loro c'entrano e la Mambro dovrà essere protetta. Forse loro erano presenti quel giorno alla stazione di Bologna, forse c'è il pericolo che qualcuno la riconosca oppure che la voglia fermare in qualche modo e quindi lei ha bisogno di documenti falsi. Di documenti falsi. Ora, Sparti testimonia questo in tribunale, finirà poi in galera. Sparti non è esattamente una personcina per bene, ma lui, grazie alla sua testimonianza, è il primo che punta il riflettore su questi nomi: Fioravanti, Francesca Mambro. E poi ne arriverà un terzo, Luca Ciavardini, che però ha il tempo, in quel 2 agosto dell'80, addirittura è un minorenne. Fanno tutti parte dei Nuclei Armati Rivoluzionari, dei NAR, una delle organizzazioni più terribili e temibili della destra eversiva. Terroristi neri che, peraltro, si sono già resi complici di delitti efferati, di omicidi e di altri crimini odiosissimi e che quindi sono persone, diciamo, che possiamo ritenere a tutti gli effetti ad oggi avanzi di galera, dei delinquenti della destra eversiva. Lui per primo punta il faro su di loro e su di loro l'indagine andrà avanti e si compiranno i processi e infine, dopo questi 20 anni e più di calvario, verranno anche condannati. Tutti e tre, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luca Ciavardini, condannati per essere i mandanti, gli esecutori materiali della strage di Bologna. Gli esecutori materiali. Beh, voi direte, grazie alla testimonianza di Massimo Sparti, questi signori sono stati poi accertati essere effettivamente le persone che hanno portato la valigia con la bomba alla stazione di Bologna, l'hanno azionata, sono scappati, la bomba è esplosa e quindi sono in galera per questo motivo. Posto che sono in galera per diversi motivi, non solo per questo, hanno altri ergastoli, e posto che si sono sempre dichiarati innocenti sulla strage di Bologna, ammettendo la loro colpevolezza in altri crimini, che cosa è che ha portato i giudici a stabilire che Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luca Ciavardini sono colpevoli di aver realizzato materialmente la strage di Bologna? E cosa significa che sono gli esecutori materiali di quella strage? Beh, partiamo da quest'ultima domanda. Cosa hanno fatto, secondo la magistratura, questi tre signori? Non si sa. Non è stato ricostruito. Non è chiaro cosa si intenda per esecutori materiali. Hanno portato la bomba alla stazione? Sono arrivati che la bomba era già lì e l'hanno azionata? L'hanno costruita e l'hanno data a qualcun altro? L'hanno fatta esplodere da lontano con un telecomando? L'hanno solo posizionata e poi qualcun altro l'ha azionata? Non si sa, non è dato sapere esattamente quale sia stato il loro ruolo. Sappiamo soltanto che sono gli esecutori materiali, però, definizione che già per questo dovrebbe indurci a pensare che evidentemente, se c'è questa distinzione tra un esecutore materiale e qualcun altro, beh, quel qualcun altro debba essere il mandante. Ma non ci sono condannati per essere i mandanti della strage della stazione di Bologna ad oggi, quindi al momento abbiamo soltanto questi tre esecutori materiali, che chiaramente vengono condannati con delle prove schiaccianti, prove che non possono lasciarli scappare da un'accusa infamante e grave provata oltre ogni ragionevole dubbio. Effettivamente è così. Effettivamente è così. Ci sono ben 4 elementi che li inchiodano alla loro colpevolezza e alla loro responsabilità. Beh, uno di questi elementi è evidente qual è. È la testimonianza di Sparti. La testimonianza di Massimo Sparti, il quale sostiene che
Valerio Fioravanti gli ha raccontato di questo botto a Bologna. I giudici deducono che evidentemente intendesse dire che lo hanno realizzato loro, e poi, chiedendo dei documenti falsi per Francesca Mambro, chiaramente chiama in causa anche lei. Quale altro motivo altrimenti avrebbe potuto portare Francesca Mambro a necessitare di questi documenti falsi, se non che era complice insieme a Valerio Fioravanti? E quindi il primo elemento fondamentale, granitico, è la testimonianza di Massimo Sparti. C'è un secondo elemento però che inchioda questi tre signori alle loro responsabilità. È la mancanza di un alibi. E voi dite, ma non è una prova? Beh, per i giudici lo è. Quindi è una prova, la mancanza di un alibi. I due, Fioravanti e Francesca Mambro, sostengono che in quel giorno in realtà loro si trovavano a Treviso. Solo che fanno un po' di confusione, si contraddicono e alla fine i giudici non accettano la loro ricostruzione dei fatti, e quindi di fatto non hanno un alibi. Loro in teoria erano proprio con Ciavardini, ma non regge alla prova, e quindi diventa, insomma, un ulteriore elemento a loro carico. E poi c'è una telefonata proprio di Luca Ciavardini, allora minorenne, che telefona alla sua di allora fidanzata il 1 agosto del 1980 per dirle: non partire, ci sono dei grossi problemi. I due dovevano vedersi successivamente, il giorno dopo, e lui invece le annuncia di non prendere il treno, di non partire in realtà. Dice di non partire perché ci sarebbero dei grossi problemi. E infine il quarto elemento di prova è l'omicidio di Mangiameli. Chi è questo Mangiameli? È un loro compagno di lotta, anche se compagno per dei terroristi neri forse non è la definizione migliore, però è uno che milita in un gruppo che è rivale ma sempre a destra dei NAR. È un signore che si trova in Sicilia e peraltro è il signore presso la cui abitazione Fioravanti e la Mambro alloggiano proprio per diversi giorni fino al 30 di luglio, fino a pochi giorni prima della strage della stazione. Quindi è una persona di cui sono con cui sono in contatto, alloggiano presso casa sua in Sicilia fino a pochi giorni prima della strage, e successivamente, credo alla fine dello stesso anno se non sbaglio o l'anno successivo, lo uccidono. I giudici stabiliscono e quindi deducono che lo hanno ucciso proprio perché Mambro e Fioravanti sono stati a casa sua fino a pochi giorni prima della strage, quindi lui non poteva non sapere di quello che stavano architettando, ma siccome era un testimone pericoloso e scomodo lo fanno fuori per non farlo parlare. Peccato che Francesca Mambro e Valerio Fioravanti siano condannati per l'omicidio di questo loro, diciamo, amico Mangiameli, e siano condannati dal Tribunale di Roma però con un ergastolo, tra le cui motivazioni non compare in nessun modo la strage di Bologna. Anzi, il tribunale che li manda condannati, la sentenza che li manda condannati per l'omicidio di Mangiameli, dice esplicitamente che l'omicidio è avvenuto per un regolamento di conti tra bande criminali e organizzazioni terroristiche differenti e rivali. Non accertano assolutamente nulla che abbia a che fare con la strage alla stazione di Bologna. Quindi ci sono queste due sentenze, come spesso accade in Italia, che sono contrastanti tra loro. E in più c'è un altro elemento, e cioè che Luca Ciavardini, il terzo condannato per la strage di Bologna insieme a Fioravanti e Mambro, beh, all'epoca l'ho detto, è minorenne, ma non solo è minorenne, è proprio un ragazzino. Hanno accertato i giudici che in altri frangenti e in altre operazioni del loro gruppo armato si è rivelato un cazzone, letteralmente un cazzone, uno che non sa stare al suo posto, uno che parla troppo, uno che
non è in grado di gestire la pressione, di gestire quello che è necessario gestire se sei un terrorista nero. Quindi Luca Ciavardini è dipinto come il ritratto dell'inaffidabilità. Secondo i giudici, però, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avrebbero ucciso Mangiameli perché non parlasse su ciò che non poteva non sapere, sulla strage della stazione di Bologna che li vedeva coinvolti, ma non hanno ucciso Luca Ciavardini, che era dichiaratamente e in maniera accertata un personaggio assolutamente inaffidabile. E non solo non lo uccidono, ma proprio dopo la strage della stazione, nell'immediatezza dei fatti, nei giorni appena successivi, lo lasciano da solo in Veneto. E loro dove stanno? Da un'altra parte. Sì, il 5 di agosto Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si trovano niente meno che a Bologna, in un hotel. Lo sappiamo perché in questo hotel è registrata un'identità fasulla di Valerio Fioravanti, ma non c'è peraltro nessuna identità fasulla che possa essere riferita e riferibile a Francesca Mambro, il che è strano, visto che il 5 di agosto, secondo la testimonianza di Massimo Sparti, la Mambro è in possesso già dei suoi documenti falsi e quindi tecnicamente avrebbe dovuto presentare quelli all'hotel quando ha soggiornato in quell'hotel. Ma veniamo proprio a questo punto, alla testimonianza di Massimo Sparti, perché è qualcosa già da romanzo. Massimo Sparti è, oltre che essere un rapinatore con amicizie e simpatie di destra, ma meglio il figlio lo definirà nazista, non fascista. Dice che gli ha dato il nome Stefano Sparti, perché così le iniziali potevano ricordare la sigla SS, come le forze, diciamo, il famoso reparto nazista. Ecco, Massimo Sparti, oltre a essere un personaggio, diciamo, criminale, è anche un marito violento, un padre violento e un uomo poco piacevole da avere in casa. Il figlio Stefano Sparti qualche anno fa ha testimoniato pubblicamente in una trasmissione televisiva molto nota alcune circostanze che riguardano il padre. Lui, all'epoca undicenne, se non sbaglio, nel 1980 undicenne, ha un ricordo preciso di quei giorni, del 2, del 3, del 4 agosto del 1980, perché tutti, lui, il padre, la madre e pensate anche la domestica, si trovavano a casa loro in un paesino nella provincia di Roma e lui è certo che il padre fosse a casa e che da casa non si sia mai mosso né il 2, né il 3 e né il 4 di agosto. Lo sa perché lui riferisce che avere il padre in casa per lui era un incubo. In quei giorni, peraltro, dovevano partire per la montagna, dovevano partire proprio il 4 di agosto, credo, e quindi erano tutti a casa in attesa di questo evento e lui se lo ricorda bene perché lui picchiava lui, urlava e faceva il pazzo, era un padre violento ed era violento con lui, con la moglie e con tutti quanti. Si ricorda perfettamente, riferisce perfettamente di quello che ha visto il 2 di agosto, si ricorda dei telegiornali, si ricorda delle immagini provenienti dalla stazione di Bologna che vengono proiettate in tutte le trasmissioni, nei telegiornali, che vengono raccontate alla radio. Si ricorda tutto. Si ricorda addirittura che il 2 di agosto arriva a casa loro non Valerio Fioravanti, ma suo fratello. Parla con il padre, c'è una scena di un taxi. Non riferisce, insomma, nulla di ciò che Massimo Sparti ha raccontato. Non riferisce quello che Massimo Sparti ha testimoniato in tribunale, non riferisce l'incontro con Valerio Fioravanti, non riferisce soprattutto la possibilità che il padre possa essere in qualche modo essersi mosso da casa per servire le necessità di Valerio Fioravanti. Ma non è solo il figlio che si ricorda distintamente questo. Beh, anche la madre, la moglie di Massimo Sparti, riferisce al tribunale
che il marito è inaffidabile, che il marito nella realtà non ha fatto nulla di ciò che ha raccontato e testimoniato in tribunale, che la realtà è andata diversamente, e la stessa cosa la testimonia sotto giuramento in tribunale anche la domestica. Pensate un po', tre persone, tutte che testimoniano contro ciò che Massimo Sparti ha raccontato. I due di queste vengono sentite anche dai giudici. Il figlio non verrà mai sentito dai giudici, ma la madre e la domestica sì. Beh, abbiamo un criminale incallito, un rapinatore, un falsario, una signora per bene o comunque un'incensurata, una domestica che lavora, un figlio che non hanno mai dato prova di essere dei criminali e dei delinquenti, anzi i giudici, a chi vorrete che crederanno? Crederanno alle persone affidabili e per bene. Ovviamente no. I giudici arrivano a scrivere che le testimonianze che vogliono smontare ciò che ha detto Sparti della moglie e della domestica sono l'ennesima prova che quello che diceva lui era la verità. E com'è possibile? Come si può scrivere una cosa di questo tipo? Si può fare sempre tutto. Con la giusta inferenza si può sostenere anche l'insostenibile. Infatti i giudici stabiliscono che la madre, la moglie di Sparti e la domestica, essendo anche loro molto vicine agli ambienti della destra eversiva, testimoniano nel tentativo di smontare le sue parole, perché fanno loro in prima persona ciò che non sono riuscite a far fare convincendolo allo Sparti. E cioè loro hanno detto: abbiamo paura delle ritorsioni di questa destra eversiva, ti prego Massimo, di il falso. Invece Massimo, tutto d'un pezzo, Massimo Sparti testimonia il vero, e quando loro vanno in tribunale per cercare di contraddirlo, i giudici sostengono che lo stiano facendo soltanto per paura delle ritorsioni. Quindi quella che è una testimonianza, diciamo, che si scontra con quella del test, diventa l'ennesima conferma, e cioè si sono comportate così proprio a conferma che la tesi riportata dallo Sparti sia quella reale. Potremmo quasi finirla qua questa puntata, che ne dite? Ma andiamo avanti, perché ci sono delle cose che sono certo che voi non abbiate mai sentito su questa storia, che proprio non vi abbiano neanche mai sfiorato per l'anticamera del cervello e che nessuno vi abbia mai raccontato. Poi il figlio di Sparti, Stefano, riferisce che non vedrà il padre per 15 anni e più, dalla metà degli anni 80. Il padre poi verrà messo in carcere. Pensate, si inventerà un tumore, riuscirà a farsi passare per malato di tumore al pancreas, falsificando delle lastre, probabilmente con la complicità di qualcuno. Si farà passare delle anfetamine per dimagrire a vista d'occhio. Si inventerà questo tumore, riusciranno a farlo scarcerare in virtù di questo tumore, ma era tutto falso. Personaggio affidabile per i giudici italiani. Morirà di tumore vero 20 anni dopo, nel 2002, e sul letto di morte il figlio andrà a rivederlo dopo che da quasi 20 anni non lo ha più visto, non ha più avuto contatti con lui. Gli chiederà: ma perché tutto questo bordello? E lui gli risponderà: non potevo fare altrimenti. Sulla sua lapide adesso c'è un epitaffio drammatico in cui c'è scritto sostanzialmente: adesso che il sipario è calato e la commedia è volta al termine, tutti continueranno ad applaudire per la sceneggiata. Insomma, un personaggio anche qui ambiguo, non si riesce a capire, non si riesce a comprendere. Fatto sta che questi sono i quattro elementi su cui si basa la condanna di Valerio Fioravanti, di Francesca Mambro e di Luca Ciavardini per quel che riguarda l'accusa di essere gli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna. Certo, mancano
i mandanti. Non si capisce perché questa strage sia avvenuta, a chi, insomma, abbia quali interessi abbia servito. Ma c'è qualcos'altro che non torna in questo processo, in queste indagini. Perché, come dire, il 1980 è un periodo storico particolare per l'Italia. Chiaro, non solo per l'Italia, ma sono anni complessi. Ci sono, diciamo, diversi equilibri che nel mondo ancora non si sono assestati, e questo vale certamente sulla scena internazionale, ma vale altrettanto nella scena nazionale. È strano, molto strano, che un processo di questo tipo e un'indagine di questo genere scavi sempre e solo in una direzione. È strano che i depistaggi che ci sono stati vadano in realtà a favore e a conferma della pista che viene già battuta dagli inquirenti e dalla magistratura. È strano, anche perché, beh, delle cose sono successe. Delle cose nel decennio precedente e anche negli ultimi mesi sono accadute. E sono cose, sono fatti che hanno tenuto in allarme i servizi segreti italiani per molto tempo. Voi forse non lo sapete, ma i servizi segreti italiani, prima dell'agosto del 1980, già nel giugno del 1980, prima, già alla fine del 1979, erano in fibrillazione. I servizi segreti italiani, in particolare il SISMI del generale Santovito, erano in grossa fibrillazione in quei mesi. Si aspettavano un attentato. Come? In che senso? L'ho detto. Si aspettavano un attentato. Non è mica un segreto questo, o meglio, forse lo è, però, o almeno quantomeno lo è stato, però ad oggi non è più un segreto, mi stupisce se vi stupisce. I servizi segreti si aspettavano un attentato. Adesso vedremo il perché. Se lo aspettavano di tipo internazionale. Immediatamente, dopo la stazione di Bologna, dopo quel 2 agosto del 1980, i servizi segreti smettono di parlare di attentati. Non se lo aspettano più. Qualcuno prova a chiedergli, ma scusate, fino al giorno prima mi dicevate che vi aspettavate un attentato. Adesso che c'è stato, perché non volete più parlare? No. E se ne vanno, spariscono. Non rispondono. Non se ne sa più nulla. Non si riuscirà più a cavargli neanche una parola da quelle boccucce. Non se ne sa più niente. Beh, cosa è successo? È successo qualcosa nel novembre del 1979. Attenzione. Innanzitutto, breve, diciamo, riepilogo per chi si fosse perso delle cose. Nel 1978, il 9 maggio del 1978, in via Caetani a Roma viene ritrovata una Renault 4 nel cui bagagliaio si trova il cadavere di un uomo. Non esattamente un personaggio qualsiasi, quella persona che stava nel bagagliaio della Renault 4 rossa si chiamava Aldo Moro. Giustiziato dopo mesi di detenzione dal marzo dello stesso anno dalle Brigate Rosse, Aldo Moro, che durante la sua detenzione nel Tribunale del Popolo, chiamiamolo così, dell'EBR, ha l'occasione di comunicare all'esterno inviando delle lettere. Ne invia tante di lettere. Alcune lettere finiscono ad un suo uomo che, se volete, potete chiamare Stefano d'Arabia per gli amici, ma preferiamo chiamarlo Giovannone, colonnello se non sbaglio, ovviamente dei servizi segreti del SISMI, che era in realtà ai tempi si chiamava in un altro modo, si chiamava SID, dislocato in Libano. Bene, questo signore riceve l'accorato appello da parte di Aldo Moro di cercare di far interessare i palestinesi
alla sua detenzione nel tentativo di utilizzare i palestinesi, facendoli, diciamo, interagire, interferire con le attività delle Brigate Rosse per arrivare a ottenere una sua scarcerazione. Aldo Moro lucidamente cercherà di perseguire la via diplomatica, o meglio, secondo una definizione che dopo capirete meglio e che chiamiamo adesso diplomazia alternativa, cercherà di giungere alla sua scarcerazione. E una delle vie più interessanti è proprio questa, la via del terrorismo palestinese, la via dell'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Un gruppo terroristico interno all'OLP, all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat, un gruppo che è all'interno dell'OLP pur in aperto contrasto e polemica con l'OLP stessa. Lo so, è una vicenda complicata quella di Bologna, è una vicenda complicata quella dell'Italia, in realtà, di quegli anni e anche oggi. L'OLP combatte per avere il territorio palestinese. Adesso, senza entrare e parlare della questione palestinese e dello scontro con gli israeliani, quello che è sufficiente per voi sapere questa sera è che Arafat, il gruppo dell'OLP, questo grande cappello che riunisce in realtà diversi soggetti e movimenti, è un gruppo che usa il terrorismo fino a quando a un certo punto non decide di rinnegarlo e di non usarlo più. È un gruppo che utilizza delle frange estreme al suo interno, come l'FPLP, che è un movimento fondato da un signore un po' particolare che si chiama George Abbas. È un pediatra, è peraltro di religione cristiano-ortodossa, e a un certo punto si stufa della linea fondamentalmente, certamente violenta, ma un po' permissiva dell'OLP, fonda l'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, e inizia a pensare e a sostenere il fatto che il terrorismo palestinese deve fare disastri nel mondo, deve far saltare in aria gli aeroplani, deve riuscire a dirottarli e far sì di diventare un fastidio nel mondo, perché questo servirà per far interessare tutti i paesi occidentali alla causa palestinese. In questo modo loro riusciranno ad ottenere la necessaria attenzione sulla causa palestinese, e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, a differenza dell'OLP, che accetta la coesistenza di uno Stato palestinese con Israele, vuole e pretende la distruzione di Israele. Ok? Quindi la faccenda è questa. L'OLP usa e utilizza il terrorismo finché non lo rinnega con Arafat. Usa e utilizza e sfrutta al suo interno frange estreme, violente e terroristiche, ma persegue lo scopo finale di ottenere uno Stato palestinese riconosciuto e sovrano, pur accettando l'esistenza dello Stato di Israele. L'FPLP all'interno dell'OLP invece avversa questa visione, pretende la distruzione di Israele e soprattutto pretende di avere attenzione e supporto da parte di tutto il mondo, e per farlo è disposto a realizzare atti di terrorismo in tutto il mondo. Questo peraltro, in una puntata che magari un giorno faremo, deve essere raccontato bene, perché Israele è nota per aver fatto attentati in paesi esteri al fine di cacciare, diciamo, chi era deputato a garantire e a controllare la realizzazione di quello Stato, fino a che, diciamo, hanno potuto farlo. Gli israeliani hanno messo bombe anche in Inghilterra, anche a Londra, per allontanare gli inglesi e cacciarli dal loro ruolo di garanti e controllori. Bisogna ricordare che i palestinesi e il terrorismo palestinese ha fatto esattamente la stessa cosa, anzi ha fatto pure peggio,
perché è andato a colpire paesi che fondamentalmente con loro non avevano prima degli atti terroristici nulla a che fare, ok? Ricorderete per esempio la strage alle Olimpiadi di Monaco, ricorderete l'attentato di Fiumicino, ne abbiamo parlato l'altra volta, ma ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti di aerei dirottati dai palestinesi, dal terrorismo palestinese, per esempio da organizzazioni come il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina. Beh, tornando un po' indietro e guardando le cose un po' più da lontano, in quel 1978 Aldo Moro scrive a Stefano Giovannone, agente del SISMI in Libano, in contatto con i gruppi terroristici palestinesi. Ovviamente i palestinesi sono in Giordania, in Libia, in Libano, sono un po' in diversi luoghi. Peraltro, tanto ve la butto lì, questi gruppi terroristici vengono tra gli altri finanziati da un giovane leader che ha preso il potere nel 1969 con un colpo di Stato, il quale foraggia questi gruppi terroristici, perché essendo chiaramente arabo anche lui ha grande interesse nel supportarli, in particolare uno, l'FPLP, cioè il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quello più oltranzista, quello che vuole la distruzione dello Stato di Israele. Questo leader che li foraggia e li supporta, gli concede passaporti, forse gli concede armi, certamente una montagna di soldi, si chiama Muammar Gheddafi, leader della Libia dal 1969 fino al 2011, quando i francesi decideranno di far partire un'azione non coordinata per farlo, diciamo, scappare dal trono. Ma di questo ne parleremo in un altro momento. Aldo Moro, dalla sua prigionia, prende carta e penna, scrive a Giovannone e dice: chiedi ai palestinesi di intercedere con le Brigate Rosse per farmi liberare, in virtù del fatto che noi, quando abbiamo... Lo fa tra le righe, diciamo, è molto sibillino, diciamo così, Aldo Moro, ma quello che fa capire nelle sue lettere è che gli italiani hanno fatto diversi favori ai palestinesi quando era necessario farli. Non nomina esplicitamente un accordo, ma lo lascia intendere, fa comprendere che con le grazie, con l'istituto della grazia che può concedere il Presidente della Repubblica, con altri escamotage, abbiamo liberato terroristi palestinesi o altri personaggi implicati a vario titolo nel terrorismo palestinese per una necessità di mutua sopravvivenza, come a dire: facciamoci restituire il favore, per favore. D'altra parte, contattare i palestinesi per farli intercedere con i brigatisti, qualcuno dovrebbe chiedersi: ma cosa c'entrano? Cosa c'entrano i palestinesi con i brigatisti? Uno è terrorismo interno di matrice rossa, i brigatisti, voglio dire, sono un fenomeno prettamente italiano, non hanno a che vedere con quel mondo, giusto? E no, non è giusto. È nota, tra le altre cose, per esempio, una traversata in barca a vela di Moretti, il capo delle Brigate Rosse, che se ne va allegramente a spasso, con il vento in poppa, a pigliarsi un bel carico di armi in Libia. Poi torna indietro e il carico di armi viene distribuito in diversi gruppi e organizzazioni terroristiche europee, non soltanto armi destinate alle Brigate Rosse, per esempio, ma anche agli uomini della RAF tedesca, agli uomini di Carlos. E chi è Carlos? È uno dei più grandi terroristi internazionali, uno che si è formato proprio nei campi di addestramento palestinesi e che poi è tornato in Europa, ha fatto esplodere treni, stazioni e altre cose, dirottato aeroplani, eccetera. È un terrorista piuttosto noto, uno dei suoi sodali si chiama Thomas Kram, segnatevelo questo nome, è un tedesco, un esperto di esplosivi e di documenti falsi. Beh,
Aldo Moro chiede l'intercessione dei gruppi terroristici dei palestinesi. Si scoprirà poi dopo che effettivamente i palestinesi busseranno alla porta dei brigatisti e si sentiranno rispondere picche. Non ci interessa, procediamo come dobbiamo procedere. È strana però questa vicenda, dovete comprendere e capire che questo era il periodo storico. E poi soprattutto succede un'altra cosa. Nel novembre del 1979 siamo a Ortona, in Abruzzo. Ortona. È notte, buio, c'è una 500 con a bordo un uomo, un ragazzo, e un furgone camperizzato che ha a bordo altri due signori, tutti giovani, tutti italiani. Si chiamano Pifano, Nieri e Baumgartner. Questi signori vagano per la strada, rallentano, si fermano, si guardano intorno, attirano l'attenzione di una guardia giurata che è lì, nei paraggi, la quale, riferisce così, siccome è insospettito dal loro comportamento, chiama i carabinieri. Ma la sua telefonata peraltro è inutile, perché questi signori si spostano con questa 500 e questo furgone, fanno pochi metri, poche decine di metri, e vengono intercettati da una macchina dei carabinieri che li ferma e gli chiede i documenti. Apparentemente sono tutti in regola, ma il loro comportamento inizia a insospettire i carabinieri, che gli chiedono perché si trovano lì, a novembre, a Ortona, e loro gli rispondono che dovevano prendere un traghetto per andare alle Tremiti. Ma traghetto però loro non lo sanno, ma non c'è in quel periodo, quindi non possono essere turisti in attesa di un traghetto che non c'è. Questo insospettisce i carabinieri. Nel taschino di questi signori, nel taschino di Nieri, trovano un biglietto con un numero di telefono che ha il prefisso di Bologna. Li fermano, li perquisiscono. Inizialmente sembra che non ci sia nulla e li portano in centrale. In centrale, ovviamente, li interrogano e mentre li interrogano, i loro colleghi frugano nelle loro vetture. Frugano nella 500 e frugano nel furgone. Nel furgone trovano, nel vano portaoggetti della cabina, un pacchetto con dentro dei chiodi. Chiodi di ferro. Nel baule del furgone invece c'è una cassa di legno inchiodata con chiodi che apparentemente sembrano essere gli stessi trovati nel portaoggetti. I carabinieri la aprono questa cassa di legno e quello che ci trovano dentro li lascia sbigottiti. Perché dentro questa cassa ci sono due missili SAM-7 terra-aria di fabbricazione sovietica. Sono armi di una certa portata, non è esattamente una pistoletta. Sono i famosi missili Strela, di fabbricazione sovietica. Missili russi, terra-aria, a ricerca di infrarosso, quindi a ricerca di calore. Vengono utilizzati per abbattere aeroplani, lanciandoli direttamente dallo spallaccio. Ecco, sono un'arma un po' particolare. È un'arma che vedrete torna ricorrente nella storia italiana. Gli stessi missili vengono ritrovati, cioè lo stesso modello di missile SAM-7 sovietico, viene ritrovato lo Strela in quel famoso appartamento a Ostia che vi ho raccontato durante la puntata sulla strage di Fiumicino. Viene perseguito, al cui interno ci sono dei terroristi palestinesi armati fino a denti con questi missili che si sospetta avessero l'intenzione di abbattere l'aereo sul quale viaggiava Golda Meir, il primo ministro israeliano, in quei giorni in visita a Roma. Sono un modello di missile abbastanza ricorrente, fornito dai russi, che in quel momento storico peraltro sono in buoni rapporti con alcuni paesi che abbiamo già nominato, come per esempio la Libia, e che evidentemente hanno anche loro grande interesse a destabilizzare lo scenario internazionale. I carabinieri si trovano davanti a questi missili e i ragazzi che cosa sostengono? Che le hanno trovata per strada quella scatola, in autostrada, in una piazzola, loro l'hanno raccolta perché l'hanno vista lì, ma non sapevano mica che c'erano dentro dei missili terra-aria.
Ora, si può non credere a questa fantasiosa ricostruzione, ma bisognerebbe anche sottolineare che questi signori non è che fossero, diciamo, dei pericolosi terroristi internazionali. Erano tre uomini di autonomia operaia, quindi un movimento di sinistra extraparlamentare, che voglio dire, portavano avanti la protesta in maniera certo dissimile dalla guerriglia o dalla guerra addirittura, perché quella è un'arma da guerra. Era un gruppo che come forma di protesta si autoabbassava le bollette della luce. Non era un gruppo che lanciava missili intercontinentali, razzi terra-aria, missili, o sparava nelle piazze. Però quel numero di telefono che hanno trovato nel taschino a uno dei tre è stranamente coincidente con un altro numero di telefono che viene composto dal telefono dell'agenzia marittima di Ortona. E in quel momento è stato composto per telefonare a questo numero di Bologna. A chi risponde questo numero di Bologna? A un signore che si chiama Abu Anze Saleh. E indovinate un po', è il rappresentante dell'FPLP, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in Italia. Allora chiaramente non si sa. È uno che commercia giubbotti, ufficialmente. Perché hanno chiamato lui dall'agenzia marittima di Ortona? E perché lo stesso numero di telefono è su un biglietto nel taschino di uno che sta trasportando due missili terra-aria? Nel frattempo, però, prima che si giunga a conoscere questo Abu Anze Saleh, i servizi segreti italiani riferiscono al primo ministro, meglio, al presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che nel frattempo è diventato Francesco Cossiga, riferiscono che loro sanno che questi missili devono essere inviati, cioè li hanno beccati perché vengono inviati al terrorismo neofascista libanese. La ricostruzione che fanno i servizi segreti del generale Santovito è di dire a Cossiga: guarda Cossiga, questi missili erano destinati ai terroristi neri in Libano. È una ricostruzione abbastanza inquietante, visto che erano trasportati da tre signori di autonomia operaria, però è tutto possibile. Erano destinati, quindi erano in uscita dall'Italia, se ne stavano andando, tranquillo Francesco Cossiga. I tre arrestati li volevano mandare ai libanesi attraverso una barca, una nave che sarebbe partita proprio da Ortona. Il governo italiano spende questa informazione, spende il suo capitale politico basandosi su questa informazione. Nel frattempo gli inquirenti riescono a ricostruire la presenza di questa quarta persona, e cioè Abu Anze Saleh, rappresentante dell'FPLP in Italia, e lo legano all'arrivo di questi missili terra-aria, ovviamente. E a quel punto però la giustificazione data dal Sismi è chiaramente fasulla, è chiaramente un altro depistaggio. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina non c'entra nulla con i terroristi neri libanesi e i gruppi cristiano ortodossi del Libano, è tutta un'altra pista, è la pista del terrorismo palestinese, che si lega, come vi ho già raccontato, alla vicenda anche del terrorismo nazionale, del terrorismo italiano, in particolare quello rosso, che ha rapporti, e questo caso è una delle dimostrazioni, con l'FPLP. Ecco, il governo Cossiga chiaramente impazzisce, si sente tradito e preso per il culo dai suoi servizi segreti, si arriva quasi alla rimozione del generale Santovito, il quale in realtà poi rimarrà lì, anche se verrà in seguito travolto dagli scandali, è uno di colui che verrà trovato iscritto ai registri della loggia massonica P2 di Licio Gelli,
E peraltro, se voi ascoltate la storia della stazione di Bologna attraverso le trasmissioni televisive e gli altri approfondimenti, troverete che il tema della P2 in qualcuna di queste trasmissioni è assolutamente ricorrente, perché si vorrebbe dire che la stazione di Bologna quasi è, diciamo, in qualche modo legata alla P2. La P2 è sempre il parafulmine ottimo per ogni cosa accaduta in Italia. Ebbene, questo Abu Anze Saleh, purtroppo, si scopre un'altra cosa. Ha il numero di telefono personale nella sua agendina di Stefano Giovannone, ve lo ricordate? Stefano d'Arabia, l'uomo del Sismi, uomo di Aldo Moro in Libano, ok, che ha i contatti con il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina. Stefano Giovannone, Stefano d'Arabia, perché questo signore palestinese che commercia in giubbotti ha il numero di telefono di casa di un agente del Sismi italiano stanziato in Libano? Cosa se ne fa? A che gli serve? Cosa ha da dire il servizio segreto italiano? Beh, si scoprirà dopo, ve la faccio breve, o almeno ve la accorcio, si scoprirà dopo. Vi ricordate Aldo Moro, che scrive sempre a Stefano Giovannone per far intercedere i palestinesi con le Brigate Rosse per la sua liberazione? Vi ricordate i missili trovati a Ostia, che dovevano abbattere l'aereo su cui viaggiava Golda Meir? Vi ricordate le parole di Aldo Moro? Noi abbiamo liberato i palestinesi quando era necessario? Ecco, tutto torna alla fine. Se ci aggiungete che Francesco Cossiga, in anni successivi, poi pubblicamente, quando ormai la sua valvola sarà completamente aperta e dirà tutto quello che gli passa per la testa, alcune cose assolutamente riscontrate, altre un po' meno, racconterà che nessuno, quando lui è stato né ministro degli interni né presidente del Consiglio dei Ministri, gli aveva detto che non è che si poteva sequestrare dei missili appartenenti ai palestinesi così, senza colpo ferire. In effetti, George Abbas, il fondatore dell'FPLP, vi ricordate, quei missili li vuole indietro. Va dal governo italiano e gli dice: oh, avete sequestrato i miei missili? Adesso o me li ridate oppure me li pagate, perché quella è roba mia e quindi me li dovete restituire. Oppure fondetemi il danno e datemi i soldi del loro valore. Cossiga racconterà questo. Racconterà questo perché quello che salta fuori è che c'era un accordo non scritto, un accordo che chiaramente non può pensabilmente, realisticamente essere un accordo scritto su carta intestata dello Stato italiano, ma un accordo di non belligeranza tra gli italiani e i palestinesi dei gruppi più estremisti. Un accordo forse nato proprio in seguito a quella strage di Fiumicino del 73 che già vi ho raccontato, un accordo che è passato alla storia sotto il nome di Lodo Moro, più o meno indebitamente, più o meno giustamente, un accordo del quale si farebbe garante proprio Stefano Giovannone, l'agente del Sismi in Libano a Beirut. Garante per la parte italiana nei confronti della Palestina e, al contrario, il suo omologo palestinese garante dell'accordo in Italia sarebbe proprio Abu Anze Saleh. E questo accordo cosa prevede? Prevede che l'Italia non debba più essere utilizzata come teatro per le atti di stragi e di terrorismo internazionale, e in cambio noi ci impegneremo a chiudere un occhio, e anche tutti e due, qualora qualche palestinese attraversasse il nostro territorio armato fino ai denti. Ecco perché si ricostruisce successivamente Abu Anze Saleh ha il numero di telefono di Stefano Giovannone nella sua agenda. Ce l'ha perché quando sa che arrivano carichi di armi o che partono carichi di armi, magari perché devono arrivare per essere utilizzate in Europa o devono partire per andare verso qualche paese, magari essendo partite inizialmente dall'Unione Sovietica e attraversando soltanto l'Italia, lui deve alzare il telefono,
con un paio di giorni di anticipo, informare il colonnello Giovannone, il quale poi gli darà il nulla osta per procedere con i trasferimenti. E in cambio di questo comportamento omissivo e omertoso italiano, i palestinesi eviteranno di dirottare i nostri aerei, di farli esplodere, di farli saltare in aria, di inabissarli nel Mediterraneo, di far scoppiare i treni, le stazioni e quant'altro. Intendiamoci. C'è un nome che descrive questo modo di comportarsi e si chiama ragion di Stato. Tutto questo, e io ne sono certo, è stato realizzato da chi in quel momento occupava le dovute posizioni in questo paese con lo scopo di salvare vite umane. Salvare vite. Nessuno voleva rivivere i fatti dell'attentato di Fiumicino del 73, nota a margine, fuori dall'accordo, ovviamente, rimanevano gli obiettivi israeliani, quindi far saltare in aria la sede dell'Elal sarebbe stato assolutamente accettabile per l'accordo, anche se quella sede era in Italia. Ecco, chi realizza queste, chiamiamoli accordi, ma non sono neanche accordi, sono accordi di mutua sopravvivenza, diciamo così. Ha in mente la ragion di Stato, ha in mente l'idea che non vogliono vedere esplodere i loro cittadini e che non vogliono vederli saltare in aria. Non dovete giudicare queste cose con gli occhi di colui che guarda come se fosse il giustiziere della notte. Questa è la famosa diplomazia alternativa, quella che passa da strade diverse rispetto a quella ufficiale, quella che passa nella realtà concreta dei fatti. Dovete anche considerare che l'Italia non è mica l'unico paese che scende a patti con i terroristi palestinesi. I terroristi palestinesi, in effetti, come vi ho detto prima, dirottano aerei di tutta Europa. La Germania fa accordi con i terroristi palestinesi, la Francia li fa ancora prima e ne fa di ancora più impegnativi. La Spagna di Franco scende a patti con i terroristi palestinesi. Tutti lo fanno perché tutti si trovano nella condizione di non essere più neanche sicuri in casa propria. Tutti si trovano nella condizione di dover scendere a patti in qualche modo con questi signori. E l'Italia lo fa anche lei a suo modo. Lo fa tramite queste cose. Purtroppo qualcosa si inceppa in quel novembre del 1979, quando vengono sequestrati quei missili ad Ortona, perché ve lo vorrei ricordare, siamo qui per parlare della strage di Bologna, non della politica internazionale ed estera dell'Italia degli anni 70-80, non delle stragi o dell'Odomoro o degli attacchi del terrorismo palestinese. Siamo qui per parlare della stazione di Bologna e ci sono altre cose da aggiungere, ci sono altre cose da dire che riguardano la stazione di Bologna, partendo proprio da questi missili, perché qualcosa accade. Al Ministero della Difesa c'è un ministro che è uno dei più grandi politici italiani, che si chiama Paolo Emilio Taviani, definisce un uomo di passaggio, uno dei tanti ministri di passaggio di quel periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80. Ora, se c'è qualcuno di abbastanza vecchio, è possibile che Paolo Emilio Taviani, come nome, gli suoni nella testa. Se c'è qualcuno che invece non ha vissuto quegli anni e che non ha studiato quegli anni e che non è un particolare appassionato, probabilmente questo nome non gli dirà nulla, ma per chi vuole saperne qualcosa di più, è il fondatore di Gladio, ma di questo ne parleremo un'altra volta ancora. È effettivamente uno dei personaggi più importanti, anche se non è il più chiacchierato senza dubbio, che l'Italia, la politica italiana abbia espresso, senza volerne dare un giudizio, diciamo, di merito. Paolo Emilio Taviani si riferirà a Lagorio come un ministro di passaggio. Lagorio
è una persona onesta, probabilmente politicamente molto ingenua, il quale dalla posizione in cui è in realtà dovrebbe avere diretto contatto e dirigere i servizi segreti. Ma dei servizi segreti non si fida, perché dice che sono una porcheria e quindi non li vuole neanche sentire nominare. I servizi segreti dovranno riferirsi ad altri ministri che non sono neanche competenti teoricamente, ma che però li ascoltano. Mentre Lagorio con i servizi segreti farà un po' orecchie da mercante. Questo sarà un problema perché purtroppo pezzi dello Stato non si parlano tra di loro e oltretutto da fuori l'Italia sembra schizofrenica, perché l'Italia è filo araba da una parte, filo israeliana dall'altra. A volte addirittura queste due cose diventano in conflitto tra loro. Nella guerra dello Yom Kippur in Israele, l'Italia presta, diciamo, fa parte della NATO, presta, diciamo, supporto agli Stati Uniti, all'America che interviene in difesa di Israele, ma dall'altra parte, con l'altra mano, non concede le basi agli aeroplani americani per fermarsi e fare rifornimento in Sicilia. Una gestione della politica internazionale d'estera che è assolutamente schizofrenica. Va un po' da una parte e contemporaneamente un po' dall'altra. Questi pezzi dello Stato che tra di loro non si parlano fanno sì che alla fine del giro quello che succede con quei missili trovati ad Ortona nel 1979 è qualcosa di assolutamente tragico. Cossiga non sa o riferisce di non essere a conoscenza di questo patto non scritto. Evidentemente la giustizia fa il suo corso e a questi terroristi che stavano trasportando armi da guerra sul territorio italiano, la giustizia ci va con mano pesante. Non gli dà nessuna possibilità di uscita, non gli concede neanche l'utilizzo della legge Valpreda che gli permetterebbe di prendersi qualche giorno almeno di scarcerazione, dandogli la scusa per scappare. No, questi rimangono in carcere. Rimangono in carcere loro, rimanere in carcere Abu Anze Saleh per tutto il 1979, la parte che rimane, e nel 1980. Quindi l'Italia, per stessa missione dei protagonisti di allora, di Cossiga, e ormai è un fatto storico accertato, il Lodo Moro, viola il patto con i palestinesi. Quel patto viene meno. E se il patto viene meno, i terroristi palestinesi hanno tutto il diritto di ricominciare a fare attentati in Italia. C'è un'altra cosa. Suppongo che questa puntata durerà più del previsto. Dovete avere pazienza, ma ho tante cose da dirvi, ovviamente, e quindi non posso non farlo. Abbiate pazienza. Allora, c'è un altro fatto in realtà. Come vi ho già detto, i terroristi palestinesi sono foraggiati e sostenuti dalla Libia. La Libia è un paese che un giorno vedremo approfonditamente perché ha un rapporto molto particolare con l'Italia. Rapporto, diciamo, dal 1900 la Libia non esiste neanche. La Libia è un'unione di più pezzi, tra cui i principali sono la Tripolitania e la Cirenaica, ma sono distinti dal punto di vista geografico, sono culturalmente divisi, lontani. Viene riunita la Libia soltanto in tempi recenti. L'Italia nel 1911 ci realizza la sua prima colonia italiana in Libia. Da allora c'è uno scambio tra questo territorio che noi chiamiamo Libia, ma che Libia non è di fatto, c'è uno scambio di interessi reciproci tra quella nazione, quello Stato e l'Italia. Loro hanno il petrolio, anche se non lo sapevamo nel 1911, noi abbiamo, diciamo, siamo il loro dirimpettaio sul Mediterraneo. Noi abbiamo le aziende. Gheddafi possedeva nel 1980 il 13% della Fiat. In quell'anno decine di migliaia di italiani lavoravano in Libia. E tra la Libia e l'Italia cosa c'è? Oltre la Sicilia c'è Malta. Malta. E tra Malta e la Libia corre buon sangue,
Sì, in Libia nel 1980, cioè a Malta nel 1980, il presidente si chiama Don Mintoff, che è un uomo che inizialmente è in buoni rapporti con la Libia, in particolare con Gheddafi, suo vecchio amico. La Libia manda i militari a Malta, Malta è difesa dei militari libici, Malta i suoi militari non ce li ha, sono libici. Ma a un certo punto, sul finire degli anni 70, nasce una diatriba. Una diatriba abbastanza pericolosa, se vogliamo. Nel mare, nel tratto di mare che sta circa a metà tra la Libia e Malta, c'è una zona che si chiama, è nota come Banchi di Medina. Ok, questa zona è probabilmente ricca di petrolio, bisogna trivellare. E quando Malta decide di andare a trivellare i Banchi di Medina, che tecnicamente non sono sotto la sovranità libica, la Libia dice no, quello è mio territorio. Ma non si fanno la guerra, non si lanciano missili, non si lanciano razzi, non si lanciano quasi neanche invettive, demandano tutto ai tribunali internazionali. I tribunali internazionali dovranno decidere le sorti di quel piccolo pezzetto di mare che viene conteso tra questi due paesi. Ora, Malta è a metà strada tra l'Italia e la Libia. In questa condizione si rivolge all'Italia e dice: venite ad aiutarci. Ora, ci sono dei complessi, diciamo, eventi ed equilibri che riguardano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, per i quali non è opportuno che la NATO intervenga direttamente su Malta. Ok, in quel momento la Libia è vicina alla Russia, all'Unione Sovietica. Sarebbe interesse della NATO aiutare Malta nella diatriba con la Libia, ma la NATO non può farlo direttamente. Non si sa se è per questo motivo, oppure perché l'Italia in quel momento storico, nel 1980, stabilisce che può diventare una superpotenza del Mediterraneo agendo da arbitro tra le forze del bene e del male e soprattutto appianando le divergenze internazionali. Ma l'Italia in quel momento fa proprio questo, dice: va bene, intervengo io, faccio da garante, aiuto Malta e ripristino la situazione laddove c'era una diatriba. È il ruolo che generalmente hanno gli Stati Uniti, non l'Italia. Ebbene, eppure l'Italia, tramite lo speciale e mastodontico lavoro del sottosegretario al Ministero degli Esteri, che si chiama Giuseppe Zamberletti, segnatevi questo nome, Zamberletti, decide di andare da Don Mintoff e di aiutarlo, e di sottoscrivere un accordo con Malta per intervenire nel momento in cui quella, diciamo, vicenda tra sui banchi di Medina, tra di scontro tra la Libia e Malta, dovesse in qualche modo degenerare. L'Italia darà dei soldi a Malta, poca roba per la verità, perché siamo dei pezzenti anche noi, ma soprattutto che cosa fa? Promette a Malta aiuto militare qualora fosse necessario. Ora, Zamberletti doveva andare a firmare questo accordo con la Libia in un giorno specifico che tra un attimo vi dirò. E vi ricordo che tutto questo avviene allorché l'Italia tradisce e viola il Lodo Moro. Tutto questo avviene mentre la Libia, ebbè, non vede di buon occhio il suo partner storico che inizia a lisciare il pelo al paese con il quale, diciamo, non è più in buoni rapporti, e cioè Malta. Addirittura all'inizio del 1980 o sul finire del 79, niente meno che il Sismi, credo, se non sbaglio, ma su questo potrei sbagliarmi, tramite il generale Santovito, credo, va dal sottosegretario Zamberletti e gli dice: scusi signor sottosegretario, ma cos'è questo accordo su Malta? Com'è? Cioè, perché lei si rende conto che lei sta grattando la schiena alla tigre?
I servizi segreti italiani dicono al sottosegretario che sta per chiudere questo accordo, dice: si rende conto che sta grattando la schiena alla tigre? E poi aggiunge: guardi che lei è come se stesse cercando di fare un'inversione a U in autostrada con il traffico nel pieno dell'orario di punta. Può succedere che sia il caso che avvenga qualche incidente. Oltre a questo, i servizi segreti da quel novembre del 1979, anche solo per i fatti di Ortona, sono in allerta. Sono tutti in allerta in Italia, perché ritengono che ci possa essere un imminente attacco terroristico dovuto alla violazione del patto da parte degli italiani con i palestinesi. Ed evidentemente, viste le parole spese dai servizi segreti, sono anche consapevoli che quell'accordo con Malta possa stimolare proprio la Libia, che peraltro con i palestinesi ha ottimi rapporti, visto che li foraggia, nel colpire l'Italia. Vedrete che questa grave situazione di allerta poi scomparirà nel nulla appena ci saranno gli eventi. Ma di eventi ne avvengono due in quel 1980. Ora, il sottosegretario Zamberletti si reca più volte a Malta e lo fa tramite voli di Stato, chiaramente, velivoli dell'aeronautica militare che lo trasportano a Malta e poi lo fanno tornare indietro. Bene, come sapete, un trattato internazionale, un accordo internazionale di quella portata ha bisogno di essere preparato, di essere discusso e alla fine a un certo punto si organizza la giornata ufficiale in cui ci sarà la firma. La firma che cos'è? La firma è la certificazione che abbiamo finito di discuterne, poi se è necessario e se è previsto i nostri parlamenti lo ratificheranno oppure rimarrà lì fin quando non verrà applicato questo trattato. Ok. Un trattato di questo tipo ha bisogno di un certo tempo per essere sviluppato. Peraltro, Malta decide comunque di procedere con le trivellazioni nel Banco di Medina, a prescindere dalla risposta del Tribunale Internazionale, e lo fa dando mandato di trivellare alla Exxon, azienda americana, la quale si serve di un'imbarcazione italiana SNAM 2. Quindi c'è una nave italiana che fa da supporto alle trivellazioni e alla ricerca del petrolio in mare, che agisce per conto di un'azienda americana, la quale è stata commissionata da Malta per agire in Libia. Quindi potete capire la complicatezza di questo scenario, dove ci sono i libici che rivendicano la sovranità di quel pezzo di mare nel quale c'è una nave italiana che però non agisce per conto dello Stato ma per un'azienda americana, la quale a sua volta agisce per conto di Malta. Tutto questo, in tutto questo scenario, i libici inizialmente fanno la voce grossa, ma poi grazie all'intervento italiano cambiano idea e tornano indietro, si ritirano. Ora, il giorno della firma di questo trattato internazionale che garantisce da parte italiana protezione a Malta è previsto per la mattina del 2 agosto del 1980. Il sottosegretario Zamberletti parte per Malta molto presto la mattina del 2 agosto dell'80. Arriva a Malta in mattinata, alle 10 circa. Alle 10 viene accolto dall'entourage di Don Mintoff, il quale gli chiede di conferire con lui privatamente, prova a strappargli qualche condizione ancora più favorevole dell'accordo, ma era una discussione che riguardava, diciamo, i cantieri navali maltesi, i quali per l'accordo non potevano più agire su navi né americane né russe. Don Mintoff cerca di dire: no, ma questa è la nostra industria nazionale, noi campiamo grazie ai cantieri navali, non potete toglierci la possibilità di manutenere le navi russe, certo quelle militari no, ma quelle non armate dovremmo poterlo fare. Invece l'Italia ormai gli risponde: Zamberletti, i giochi sono fatti, non si può più fare niente, quello che è, firmiamo questo, non c'è altra modifica da fare. Chiaramente sì, no, ma poi lo facciamo dopo, noi firmiamo questo senza dubbio, insomma discutono un po'. A un certo punto arriva
un altro funzionario dello Stato italiano, adesso mi scusi, non mi ricordo il nome, che dice: è arrivata una telefonata dalla Farnesina, c'è stata un'esplosione alla stazione di Bologna, probabilmente una bomba. Notare che lo Stato già parlava di bomba alle 10:30 del mattino, mentre i telegiornali italiani parlavano di caldaia esplosa ancora in quelle ore. Zamberletti rimane un po' scioccato, poi si spostano nella stanza in cui devono firmare questo trattato, procedono alla firma. Mentre stanno procedendo alla firma, qualcuno dei maltesi, che lui riferisce non ricordarsi chi fosse a dire questa cosa, dice: che coincidenza. Zamberletti poi ha scritto un libro che, se volete, potete cercare, potete trovare online, ma non lo troverete facilmente. È un libro estremamente raro, costa più di 80 euro, lo trovate all'asta perché non esiste più. Io ho avuto la possibilità di farne delle copie quando mi sono recato dal generale Manca a Roma, perché lui ce lo aveva. Allora io me lo sono, diciamo, salvato per poterlo utilizzare, per poterlo vedere. Il libro racconta proprio questa vicenda, si chiama La minaccia e la vendetta, di Giuseppe Zamberletti, poi uomo politico che passerà alla storia come ministro per aver fondato la Protezione Civile, come è noto, o spero che sia noto. Ora, Zamberletti dice che questo "che coincidenza" gli continua a riecheggiare nella testa per molto tempo. Anni dopo riuscirà, negli anni 90, ad avere una cena con il direttore di allora dei servizi segreti, Parisi, al quale gli espone questa teoria, quella che vi ho appena raccontata, cioè la teoria della stazione di Bologna come atto di rappresaglia non rivendicato, perché i libici e i palestinesi, ma in particolare i libici, avevano, diciamo, l'abitudine di non rivendicare nulla. Parisi, che è un ex poliziotto, ok, risponde a Zamberletti che, insomma, a quel punto colpire, secondo lui, era troppo tardi. Perché uno dovrebbe colpire nel giorno della firma di un trattato quando sa benissimo che ormai la cosa è fatta, non si torna indietro a quel punto, no? Parisi suggerisce che forse doveva esserci stato un altro segnale, magari un segnale non colto, e allora la minaccia e la vendetta. Quando un segnale non viene colto, lo si ripete fino a quando non si capisce. Zamberletti ci pensa, e alla fine, e questo penso che lo potrete finalmente collegare alla puntata di Ustica che abbiamo fatto in passato, alla fine giunge all'ipotesi che effettivamente la minaccia c'è stata. L'esplosione del 19 Itavia, litigi, il 27 giugno del 1980, è acclarato che si trattò di una bomba, e non rivendicata, come è chiaramente, diciamo, di uso da parte di quel tipo di terrorismo. Doveva forse essere quello il segnale non colto dalle istituzioni italiane? E poi la strage di Bologna, avvenuta negli stessi minuti della firma del trattato, forse la vendetta? Chi lo sa? Questo noi non lo possiamo sapere, però dobbiamo riportare assolutamente quello che l'allora sottosegretario, poi ministro, Zamberletti ci ha raccontato. Dei condannati ci sono, 3 persone, per essere stati, diciamo, i realizzatori dell'attentato. Salta fuori però a un certo punto, e questo lo dobbiamo al lavoro di Pellizzaro e Gabriele Parisi, salta fuori che qualcuno si accorge che nella notte tra l'1 e il 2 agosto del 1980 a Bologna, in un hotel, soggiorna un signore che si chiama Thomas Kram, che è un affiliato alla RAF tedesca, i terroristi tedeschi, sodale di Carlos, il terrorista di cui vi ho parlato prima, che si è formato nei campi
di, dei combattenti palestinesi, il quale incredibilmente ha dormito a Bologna. Un esperto di esplosivi, un esperto anche di documenti falsi. La cosa strana è che non si presenta con un documento falso. E non è l'unica pista, diciamo, strana e particolare. Ecco, per chi non lo sapesse, delle 85 vittime della stazione di Bologna, due hanno una storia un po' particolare. Perché di queste due vittime, una è quella che viene riconosciuta dopo il tempo maggiore. È un ragazzo, un giovane italiano, il quale è l'unico corpo che rimane all'obitorio di Bologna anche dopo giorni e giorni e giorni che tutti gli altri erano già stati riconosciuti. Non ha parenti? Mauro Di Vittorio, questo è il suo nome? La famiglia stenta a credere che possa essere morto, lo pensa nel Regno Unito perché lui doveva andare a Londra, ma in realtà non aveva i documenti per andare a Londra. Tiene un diario che verrà trovato tra i suoi effetti personali, diciamo, nelle macerie dell'esplosione, e in questo diario lui annota effettivamente il suo viaggio fino a Londra. Probabilmente da lì lo respingono, torna in Italia passando dalla Francia e si trova alla stazione di Bologna per caso il 2 agosto del 1980. Ma la storia è strana, sicuramente è andata così. Però i medici che lavorano all'obitorio raccontano e racconteranno sempre fino alla loro morte di un episodio assolutamente strano, un episodio incredibile, un episodio che vede due persone che goffamente entrano nell'obitorio. Sono una donna, probabilmente italiana, e un arabo, le quali, quando vedono il cadavere di questo Mauro Di Vittorio, hanno un sussulto, un soprassalto, come se lo riconoscessero, e poi scappano. Il poliziotto che è lì, è un poliziotto anziano, cerca di inseguirli ma non ce la fa, sono troppo giovani, corrono veloce e lui non gli sta dietro. Morirà pochi anni dopo, ma testimonierà di questo fatto. Nessuno riuscirà a capire chi sono questi due signori, la donna e l'arabo, che hanno visto all'obitorio questo ragazzo, sembra che lo abbiano riconosciuto e poi sono scappati a gambe levate. In realtà la famiglia vera di Mauro Di Vittorio poi riconoscerà il corpo del congiunto, lo farà però dopo, e racconterà sempre questa storia. Era a Londra e doveva andare in Inghilterra, certamente questa è la storia. Però non torna qualcosa in questa vicenda, ci si chiede come sia possibile che le cose siano andate così, come sia possibile che nessuno sapesse che lui potesse effettivamente trovarsi a Bologna, e soprattutto chi siano queste due figure losche che hanno, diciamo, evidentemente forse riconosciuto questa persona, questo cadavere. Ma la cosa ancora più inquietante, se volete, è la vicenda di una di queste 85 vittime il cui corpo è scomparso. E non è la cosa più inquietante. Beh, una bomba, una deflagrazione estremamente potente può destrutturare un individuo fino a farlo scomparire, certamente. Ma i periti stabiliscono che la bomba esplosa alla stazione di Bologna non aveva una potenza sufficiente neanche se quella persona si fosse trovata sopra la bomba. Almeno la testa e il cranio avrebbero dovuto trovarlo. E in effetti qualcosa trovano di Maria Fresu, che era lì peraltro con la figlia. La figlia muore sul colpo, una bambina di 5 anni, ed era lì però anche con altre due amiche. Di queste amiche, una muore, forse erano tre le amiche, una muore e due si salvano. Potrei aver sbagliato sui numeri, però era accanto a queste persone, di cui almeno una si è salvata. La figlia è morta sul colpo, ma il cadavere è fondamentalmente intatto. L'amica morta, stessa cosa, e lei si è disintegrata. Maria Fresu era certamente lì, ma il suo corpo è scomparso. Se ascoltate trasmissioni come Blu Notte, vi diranno, con fare assolutamente drammatico, che una bomba di questo tipo, quasi a enfatizzare anche la malvagità di chi l'ha messa, può far scomparire
un essere umano. In realtà non è così. Le perizie dicono il contrario. Ma davvero non trovano niente? In realtà qualcosa trovano. Trovano una faccia, un volto. Vedete in che senso? Nel senso che trovano una faccia. Cioè trovano la porzione di carne e di pelle frontale o parzialmente frontale, che di solito è attaccata a un cranio, ma in quel caso non lo è. Trovano uno scalpo, un pezzo di faccia all'interno della stazione di Bologna, solo quello. Chiaramente le altre 84 vittime e i corpi sono stati più o meno ricomposti. Quella faccia, quel volto, quel pezzo deve essere per esclusione di Maria Fresu. Siamo sicuri che lei c'era, lo riferisce l'amica viva, lo riferisce, lo testimonia la figlia trovata morta sul colpo. Quel pezzo, quell'affare, quel volto deve essere il suo. Allora fanno le analisi, quelle disponibili al tempo, e verificano che il gruppo sanguigno sia lo stesso. Ma il gruppo sanguigno non è lo stesso. Non è lo stesso. È un altro. Com'è possibile? Come può essere una porzione del suo corpo che ha un gruppo sanguigno differente? I medici lo spiegano. Dicono: è molto raro, può succedere, però è un fenomeno rarissimo. Può accadere che all'interno dello stesso corpo ci siano in alcuni momenti magari porzioni con sangue con un gruppo sanguigno differente. Beh, voglio dire, i tribunali, sapete, possono accettare qualsiasi cosa, ma la questione, anche se fosse vera, e si hanno molti dubbi ad oggi in merito, mi risulta peraltro che l'esame del DNA fatto poi successivamente abbia escluso definitivamente che quella porzione possa essere appartenuta a Maria Fresu, anche se così fosse, comunque la cosa non torna, perché i soccorritori si sarebbero dovuti perdere un cadavere intero, tolta quella porzione, o perlomeno almeno un cranio, che doveva necessariamente esserci. Oltretutto, per la posizione in cui era quando è stata investita dall'esplosione, doveva esserci tutto il corpo, tutto intero, come è stato per le persone che erano lei accanto. Ecco, il mistero di Maria Fresu ancora non è stato risolto, però sappiamo che un'esplosione che ti investe in pieno può assolutamente staccarti, scorticarti la faccia dal cranio. Questo è possibile. Ed è questo, insieme ad altre evidenze, ad altri sospetti, che portano qualcuno a ritenere che la stazione di Bologna sia esplosa per sbaglio. Sì. Una delle teorie è questa, e cioè che durante un trasporto di esplosivo questo sia saltato in aria per motivi, diciamo, fuori dal controllo di chi lo stava trasportando. In realtà questo spiegherebbe alcune cose, spiegherebbe perché, se fosse davvero coinvolto, Thomas Cram non utilizza un'identità falsa per registrarsi all'hotel, peraltro hotel nel piazzale della stazione di Bologna. Ok, porterebbe a capire altri comportamenti, ma qualcuno sottolinea: esplosione non voluta, inaspettata, non significa che fosse inaspettata per tutti. Magari qualche organizzazione decide di sacrificare un suo uomo facendogli credere che deve solo trasportare o magari posizionare una bomba o darla a qualcun altro, e questa invece esplode. Ecco, al momento noi non lo sapremo. Non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Paolo Emilio Taviani, nel suo libro Politica a memoria d'uomo, che vi consiglio di comprare e di tenervi sul comodino perché torna sempre utile, parla di tanti misteri italiani, parla di Ustica, e nella sezione dedicata a Ustica, in un paragrafetto, scrive proprio che se al Ministero della difesa non ci fosse stato uno dei tanti ministri, ve l'ho detto prima, di passaggio in quel periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80, la storia sarebbe andata molto diversamente da così, e gli italiani, diciamo, non sarebbero stati investiti da tutte queste teorie che li hanno tanto spaventati. Invece è ancora più lapidario,
nel capitolo dedicato a Bologna, Paolo, Emilio, Taviani, perché nel capitolo dedicato a Bologna Taviani scrive: è e resterà per sempre un grande mistero. Ed è con queste parole, le parole di Taviani, che io vorrei concludere questa puntata, questa lunga, lunghissima, infinita, complicata, difficile, terrificante puntata, o meglio la prima puntata, se volete, dedicata alla stazione di Bologna. Io vi ho raccontato quello che ho potuto ricostruire in un lasso di tempo ragionevole e sono consapevole di aver anche volutamente lasciato fuori tante cose, perché ce ne sarebbero altre di cose da dire. Potrei parlarvi del passaporto del professore Sardo trovato nella stazione una volta che è esplosa, uno che si pensava essere appartenente a una delle vittime, invece non sarà così, il professore è vivo, è in Sardegna, è un ipovedente, racconta delle cose molto strane e fumose per spiegare come il suo passaporto sia finito dentro la stazione di Bologna quando è esplosa e perché non l'abbia cercato e soprattutto perché la polizia lo recupera e glielo dà, come dire: ah, questo è suo, sì, è suo, tenga, come se niente fosse, come se non fosse stato un oggetto trovato all'interno di una stazione saltata in aria con una bomba. Come puoi pensare che sia normale trovare i documenti di qualcuno che sta bene, è vivo e si trova da un'altra parte? Potevo parlarvi di altri terroristi internazionali che sono, e lo sappiamo con certezza, che si trovavano a Bologna quel giorno. Potrei parlarvi, e avrei potuto parlarvi, di testimonianze che riferiscono di riconoscere delle persone sul piazzale della stazione tramite fotografie e filmati che, se fossero state davvero lì, dovrebbero accendere delle lampadine. Potrei parlarvi ancora dei servizi segreti e del ruolo che hanno avuto all'interno di questa vicenda. Potrei parlarvi di mille cose. Potrei parlarvi ancora per ore, ma primo, non ho questa conoscenza sterminata sulla vicenda. Secondo, penso anche che sia giusto non massacrarvi con 4 ore di puntata, che comunque non sarei in grado di fare, ma penso che possiamo tornare ad occuparci di questi casi. E peraltro lo potremo fare, spero, ma insomma ho già avuto il loro riscontro positivo, grazie alle voci di alcuni, se non dei protagonisti, certamente delle persone che hanno scavato molto prima di me e molto meglio su queste vicende. E io credo che sia importante fare questo lavoro perché purtroppo in questo strano e martoriato paese i racconti di quello che succede, che è successo in passato, sono sempre deviati. Sono sempre manipolati, sempre, da Ustica alla strage di Bologna, alla vicenda di Fiumicino che viene nascosta, a tante tante altre cose. Ci sono degli interessi precisi, specifici, c'è senza dubbio la ragione di Stato, che ha tutta ragione di esistere, ma c'è anche dell'altro, ci sono anche delle cause meno nobili e più politiche, diciamo così, di interessi particolari. Ecco, e credo che dopo decenni di legittime, assolutamente ammirabili e ottime trasmissioni di inchiesta, più o meno vera, più o meno velata, dopo spettacoli teatrali realizzati sulla qualunque, in qualsiasi maniera, su qualsiasi vicenda storica italiana, almeno quelle 2 o 3 persone che mi hanno ascoltato abbiano, non dico un'idea chiara, perché dopo questo sfido chiunque ad avere un'idea chiara, ma almeno abbiano il dubbio che quello che pensano di sapere forse non sia esattamente la verità, o che forse ne sia una versione parziale, molto spesso storpiata e rimagheggiata per raccontare un qualcosa che non era
e che forse sarebbe stato comodo fosse. Vi ringrazio. Sto ancora un attimo qua perché leggo qualche commento. Voglio ricordare a chi mi ha ascoltato su YouTube che questo lo facciamo forse non così lungo, così complesso, tutti i giovedì alle ore 18 in diretta su Twitch, che tutti i giorni alle 12.30 sempre qui in diretta su Twitch facciamo una puntata di rassegna stampa quotidiana dal lunedì al sabato, tutti i giorni alle 12.30, il sabato alle 11, domenica riposo, che ci sono altri format negli altri giorni, il pomeriggio, il martedì e il mercoledì, oltre a questo che era il bugiardino e che c'è tutti i giovedì alle 18. Grazie mille la Simopac, grazie, fantastico. Adesso leggo qualche commento, li recupero anche quelli vecchi, quindi chi mi ha ascoltato fino a qui su YouTube se vuole può rimanere e sappia che se verrà la prossima volta su Twitch in diretta potrà farle anche lui i commenti e li leggerò. Leggerò anche quelli che scriverete su YouTube. Ripeto, i miei riferimenti trovate tutto su www.nonhocapito.it se avete qualcosa da comunicarmi, rettifiche, approfondimenti, cose varie a fare. Tutto lì. C'è la mia email che comunque c'è di peggio @andrealombardi.it, ma andate lì che la trovate. I bolognesi hanno trovato i colpevoli che volevano. Io non me la prenderei troppo con Bologna. Qui il problema è l'Italia. Hakim Kar, buonasera. Tristano, ciao. Daniele, Daniele, il nostro moderator. Anita Tri, buonasera. A quei tempi non eravamo preparati. Bah, la caldaia è in agosto, fa freddo a Bologna, è un freddo boia anche ad agosto. Anche all'epoca il giornalismo italiano stava sempre all'avanguardia. Andrea, poi ci fai sapere che fonti hai utilizzato per preparare la puntata? Il libro di Zamberletti che vi ho fatto vedere, La minaccia e la vendetta, si chiama così? Sì, La minaccia e la vendetta di Zamberletti, che trovate a più di 100 euro, è una follia. E poi I segreti di Bologna di Valerio Cutonelli e Rosario Prirore, più alcuni articoli di Gabriele Paradisi che trovate su Reggio Report, è un sito da seguire, Reggio Report. Gabriele Paradisi, con il quale sono in contatto per la verità, sia con lui sia con Pellizzaro, che è stato consulente della commissione stragi del Parlamento. Questo libro e penso che li coinvolgerò entrambi in futuro. Libro scritto, se avete notato, Rosario Priore è il giudice istruttore di Ustica. Non so se qualcuno se l'è ricordato. Rosario Priore è colui che ha istruito per 20 anni il processo di Ustica, convinto fino in fondo che lì ci fosse un missile da nascondere, tesi che peraltro ritorna anche qui, ma che su Bologna segue esattamente questa pista. Priore, un personaggio strano di cui non voglio parlare adesso, ma è un paese complicato, è tutto molto complicato. Allora, non avendo chiesto consulenze ai cinesi, 40 anni di mass media hanno lobotomizzato un popolo. Prima serviva il titolo, adesso basta un burione. Poi guarda, non mi sembra che sia cambiato tanto su questo. Assurdo che nelle scuole non si parla mai di questi accadimenti. Fino a qualche anno fa non sapevo nulla del dopoguerra, oggi. Destra eversiva sovvenzionata dalla CIA. No, in questo caso non l'abbiamo nominata, non ne sono a conoscenza. Il padre di Luigi Ciavardini era maresciallo di polizia. Ah, questo non lo so, non lo sapevo. Buonasera Panchina, Daniele, benvenuto. La Simopac, gli alibi non contano, ovviamente, chiaro. Vale for Friends dice che sto avendo paura. Fai bene. Ciao Andrea, quando hai messo la ring light? Non c'è una ring light. Le luci di sempre. Sull'attentato a Monaco c'è un bellissimo film, Munich, mai visto. Anche chi in questo caso, come hanno fatto a far entrare in Italia armi da guerra russe? Questo è la grande questione: entravano o uscivano? Entravano dal porto o uscivano magari arrivando dall'est? Abash, che sembra una Abash dice che il capo dell'FPLP dice che quei missili sono suoi, li vuole indietro e che erano in riparazione in Jugoslavia.
Quindi forse sono passati, se è vero quello, è tornato indietro. Dossier Mitronchi, ma ne parleremo. Dai, a tutti sarà capitato nel fine settimana ritrovare armi di distruzione di massa sul ciglio della strada. E infatti lì ci fu una grande polemica, anche tra giornali e stampe della sinistra estrema extraparlamentare, in cui diceva occhio a quello che trovate in autostrada. Qualche tempo fa hanno trovato un carro armato americano in perfette condizioni in una cascina in Sicilia. Capita di trovare qualche arma pesante. La P2 è una realtà, ma è anche un parafulmine. Abbiamo liberato i palestinesi, quelli di Fiumicino, sì, certo. Abbiamo liberato anche i palestinesi di Ostia. Sono stati liberati con delle, diciamo, escamotage. Poi hanno soggiornato per una notte in un appartamento dei servizi segreti italiani. Sono arrivati a Ciampino, sono saliti su un aereo dei servizi segreti che si chiama, o meglio si chiamava, Argo 16. Questo aereo è decollato, li ha portati in Libia. Poi l'aereo è tornato indietro e dopo un mese, credo, giù di lì, questo aereo è precipitato in Veneto. Successivamente è stato praticamente accertato storicamente che quell'aereo, e anche giudizialmente credo, che quell'aereo, l'Argo 16, è stato vittima di un sabotaggio da parte del Mossad, cioè del servizio israeliano, in vendetta al fatto che con quell'aereo abbiamo riportato in Libia, con l'Argo 16, i terroristi palestinesi che volevano abbattere con gli strela il loro premier Golda Meir. Questa è la ricostruzione. Quindi quell'aereo è stato poi abbattuto anche dal Mossad e come atto, diciamo, di vendetta nei confronti del suo utilizzo. Questa è la ricostruzione, ma ne parleremo più avanti. È una mia illazione, ma non mi sorprenderebbe se l'Italia avesse avuto un rapporto simile ai terroristi palestinesi anche con altre organizzazioni tipo Al-Qaeda o ISIS, può essere. La Francia non fa testo, fa accordi con qualsiasi criminale. Sì, erano i tempi di De Gaulle. L'Italia ha dato l'autonomia a Bolzano grazie ai terroristi. Interessante, veramente. Ok. A Malta, Malta oggi ricambia e non si prende nemmeno un immigrato. Le risorse ce le lascia tutte per noi. Infatti. La puntata va riascoltata 100 volte, la storia nella sua capillarità è molto complessa, è molto complessa. Sì, sempre pensato che Pasolini abbia capito o perlomeno intuito quasi tutto. Stava scrivendo il libro dal titolo Petrolio. Non l'ho letto, quindi non so dirti nulla. Dove è finita Maria Fresu? Chi lo sa? Questa è una bella domanda. Anche le forze dell'ordine hanno contribuito per benino, ma più che altro i servizi segreti. Grazie Andrea, avevo paura all'inizio di quello che avresti potuto dire o insinuare, ma anche questa volta mi sono ricreduto. Le piste che batti, e che peraltro non solo tu hai battuto, sono apparentemente complicate, ma come diceva Pasolini, è questo il lavoro alla base: mettere insieme i pezzi e trovare un senso laddove non sembra esserci per niente. La Simopac, grazie. Potevamo stupirvi con effetti speciali, ma comunque, che macello di storia. Ah beh, ma abbiamo soltanto scalfito la parte superficiale, eh. Bruno Mela, stavo pensando al pensionato e al suo passaporto, ne parleremo. Grazie per l'ottima live, non c'è che dire, un'ottima capacità di sintesi, non sono ironico, riferire con calma tutti questi argomenti e piste relativamente poco tempo non è affatto scontato, è molto complesso, credimi, e so che ho lasciato fuori tante cose perché sono infinite le cose che andrebbero trattate. Un lavoro mastodontico per una faccenda intricatissima, solo qua lo si poteva trovare con questa qualità. Grazie Dani. Grazie Kaeshux, birretta, beati voi. Adesso forse anche me ne faccio una. Benvenuto a Nuovi Peggiori. Bene, grazie a tutti. Puntata eccellente, grazie da Deadly Insect. Adoro la storia di questo periodo oscurico della Repubblica e come la racconti, grazie Ninurta. Bella puntata, ottimo lavoro, grazie a Sgara. Oh, bene. Silent Edge, Clax, Shark, qualche anno più di te, devo dire che è importante che si portino avanti questi temi e che si mettano nella giusta prospettiva. Ottimo, Clax, Shark, grazie. Eomagico, grazie.
La storia di Vinci Guerra la conosci? No. Non la conosco, ma per me è già strana la denuncia della guardia giurata e la perquisizione. Infatti c'è chi dice che in realtà i carabinieri non passavano di lì per sbaglio, ma passavano di lì consapevoli di cosa dovevano trovare. Bugiardino sulla P2, ma certamente ci sarà. La tua idea riguardo qual è, però non mi ricordo più snippet di cosa stavo parlando in quel momento, quindi se vuoi richiedimelo. Grazie per l'abbonamento regalato a Pattoletta, offrito una birretta, Simo Pack, grazie, o del vino di cui vi farò vedere su Instagram presto. Una grande puntata, grazie per la birretta, grazie a tutti questi contenuti di qualità del WSX. Se vi piace, abbonatevi, quella è la strada. L'abbonamento per far sì che io possa continuare a dedicare il tempo a questa roba, perché altrimenti io, nonostante qualcuno pensi il contrario, non ho i soldi di famiglia, ma devo andare veramente a mendicare davanti all'Esselunga, per carità. Mi potrò permettere per un certo lasso di tempo di non farlo, ma a un certo punto ci devo andare. Purtroppo le cose stanno così. Sì, della Olivetti parleremo, è già in programma. Giulia Govoni, grazie. A me fa sorridere che c'è gente che valuta il lavoro di Andrea ignorando questi contenuti. No, ma per carità, perché gli altri fanno schifo. ma chi se ne frega, oggi di quel povero mentecatto non ne voglio parlare. Guarda, fa bene a sfruttare l'occasione, insomma, fanno così i bambini. Grazie, grazie a tutti. È arrivato il momento di salutarci. È arrivato il momento di salutarci. Anche Ilaria Alpi, sì, lo so. Anche quello, basta che ne vado davanti alla Coppa. Anche quello è in programma, prima o dopo lo faremo. Ariana, vediamo dove mandarvi. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Ergosia, va bene, vi faccio un ride, vi mando da un'altra parte e voi salutate, vi ringrazio, ci vediamo domani, non ci sarà, scusate, domani non ci vediamo alle 12.30 con il Pantoprazzolo, lo faremo nel pomeriggio, vi dirò su Instagram a che ora, come, quando, ma penso alle 18. Intanto grazie a tutti, è stato un piacere, mi raccomando, poi condividete questa puntata se vorrete quando uscirà su YouTube, perché queste cose le dobbiamo assolutamente raccontare. Grazie a tutti, buona serata e buon divertimento.